Nel primo video abbiamo visto quali sono gli aspetti salienti della filatura medievale. Oggi vedremo più in dettaglio quali sono le caratteristiche dei fusi e delle fuseruole e qual era il loro impatto rispetto alla tecnica utilizzata e al filo prodotto. Il fuso medievale è composto da due parti, il fuso vero e proprio, che è il bastoncino di legno, e la fuseruola, che è un pesetto di vari materiali che viene incastrato sul fuso stesso e, dando maggiore peso all'insieme, permette che il fuso ruoti più a lungo e che quindi venga inserita una maggiore torsione all'interno del filo. Uno dei primi aspetti da valutare delle fuseruole è il loro peso, che ovviamente ha una rilevanza significativa quando la tecnica di filatura prevede che il fuso non sia appoggiato su una superficie ma sia tenuto sospeso. In questo caso una fuseruola leggera permetterà di realizzare un filo più sottile, più fine, mentre una fuseruola più pesante sarà generalmente utilizzata per produrre un filo più spesso. Questo non vuol dire che con una fuseruola si possa fare soltanto un tipo di filo, infatti ci sono molte varianti che possono influire, come ad esempio anche le capacità della filatrice stessa, e ovviamente appunto è solo uno dei tanti fattori che contribuisce al filo che viene prodotto, così come la tecnica che viene utilizzata. Abbiamo informazioni sui pesi delle fuseruole anche grazie ai reperti medievali sopravvissuti. In particolare è interessante fare riferimento ai reperti di York, in Inghilterra, dove sono stati trovati fusi appartenenti a vari periodi diversi e si è potuto quindi vedere che nel corso del Medioevo i fusi sono diventati sempre più leggeri. In particolare, fra il XII e il XV secolo, i reperti pesano fra i 15 e i 32 grammi. Pesi analoghi sono stati individuati anche tra i fusi trovati a Bergen, in Norvegia, che anche in questo caso pesano per lo più fra i 20 e i 30 grammi. Un altro aspetto delle fuseruole da tenere in considerazione è la loro forma, in quanto anche essa influisce sul tipo di filo che viene prodotto. In particolare la forma influisce sulla disposizione della massa, infatti in una fuseruola di forma quasi sferica la sua massa sarà concentrata vicino al fuso, e questo determinerà una rotazione più veloce ma meno duratura nel tempo. Se invece avessimo una fuseruola fatta ad esempio a forma di disco, permetterebbe un proseguire del movimento più lungo nel tempo e ruoterebbe però più lentamente. Perché la maggior parte delle fuseruole trecentesche sono di una forma simile a quella sferica? Perché è il tipo di fuseruola ideale per produrre il filo utilizzato e ricercato nel Trecento. Infatti, gran parte del filo che veniva prodotto era destinato a essere utilizzato per la tessitura, per cui doveva essere filo fine e molto ritorto, con una grande quantità di torsione al proprio interno. Quindi era necessario che il fuso ruotasse in maniera più veloce. Questa forma delle fuseruole è anche adatta a essere utilizzata con la rocca, infatti, essendo il movimento che il fuso è capace di conservare piuttosto breve nel tempo, è necessario che il fuso venga fatto ruotare molto spesso, e questo utilizzando la rocca è facilmente possibile perché la mano è sempre vicina al fuso. Tramite qualche esempio delle mie fuseruole possiamo vedere quali fossero alcune delle forme più diffuse e dei materiali più utilizzati per le fuseruole medievali. Ad esempio, questa è una fuseruola di pietra in forma semisferica, simile ad alcuni dei reperti trovati a Bergen, leggermente più grande e poco più pesante della media. Questa invece è un'altra fuseruola in pietra di forma biconica, leggermente stondata, tipica dei reperti in pietra di epoca basso medievale rinvenuti a York. Questa invece è una fuseruola di peltro a forma di disco, una forma molto semplice attestata dall'XI al XIV secolo. Molti reperti di questo tipo sono stati trovati in Svezia e in Inghilterra, ma ne ho visti alcuni simili anche a Castelroncolo vicino a Bolzano.
Un altro degli aspetti da considerare quando si analizzano le fuseruole è la posizione del foro. Infatti, quasi sempre le fuseruole hanno un foro non cilindrico ma leggermente conico, e questo serve per poterle più facilmente incastrare sul fuso. Guardando i reperti, tra l'altro, scopriamo un altro dato interessante. In realtà quasi mai il foro è perfettamente centrato, ad esempio tra le fuseruole di Bergen solamente il 40% ha il foro perfettamente centrato. Negli altri casi c'è una deviazione di 1 o 2 mm. In questo caso è una deviazione comunque minima che non dovrebbe avere un impatto negativo sulla rotazione del fuso neanche utilizzando tecniche diverse. In realtà questa deviazione è ancora meno significativa quando si utilizza una tecnica dove il fuso è tenuto in mano o vicino alla mano, come si fa utilizzando la rocca. Finora abbiamo sempre parlato di reperti inglesi o di reperti norvegesi. Cosa sappiamo dei reperti italiani? In realtà purtroppo non ci sono pubblicazioni esaustive o su grandi nuclei di fuseruole, da quello che so, ma ho avuto l'occasione di studiare un nucleo di fuseruole basso medievali trovate vicino alla mia città, Imola, in Emilia Romagna. In questo caso si tratta di fuseruole per lo più di terracotta, con un solo esempio in pietra, e proprio di questi esempi ho alcune riproduzioni delle quali possiamo vedere qualche informazione in più. Quasi tutte queste fuseruole hanno un peso fra i 9 e i 10 grammi, in un range che spazia tra i 4 e i 15, per cui si tratta di fuseruole sostanzialmente molto leggere. In ambito italiano può venire in nostro soccorso anche l'iconografia. Ad esempio la filatrice della Cappella degli Scrovegni tiene in mano un fuso su cui è ben visibile anche la fuseruola. Ci sono però altre fonti iconografiche, come ad esempio i Taquina Sanitatis, in cui spesso la fuseruola non è visibile. Questo può essere dovuto al fatto che i fusi siano rappresentati con già del filo avvolto attorno ad essi, e quindi una volta che il peso del fuso è aumentato anche grazie al filo che è presente, la fuseruola può semplicemente essere staccata e si può continuare a filare anche senza. Cosa sappiamo invece dei fusi? Purtroppo sappiamo molto meno rispetto alle fuseruole, perché si tratta di oggetti generalmente fatti in legno, che è un materiale deperibile e quindi raramente viene trovato in un contesto archeologico. I miei fusi sono quasi tutti basati sui reperti rinvenuti a Bergen. Si tratta, nel caso dei reperti, di fusi molto sottili, generalmente alle estremità sono fra gli 1 e i 7 mm, mentre nella parte più spessa raggiungono al massimo un centimetro, e la lunghezza è variabile fra i 15 e i 35 cm. In questo caso la forma del fuso appunto ci garantisce che si tratta di oggetti sostanzialmente leggeri e sono quindi quelli di Bergen per lo più lisci. Anche a York sono stati trovati dei reperti simili, in alcuni di questi è presente anche una tacca nella parte superiore che facilita la possibilità del filo di essere appunto annodato sul fuso durante la filatura. Le mie riproduzioni sono in alcuni casi realizzate tramite dei macchinari moderni, in altri casi intagliate direttamente a mano. Cosa sappiamo dei fusi italiani? Anche in questo caso non abbiamo molte informazioni perché non sono a conoscenza di reperti di questo tipo. Anche l'iconografia non c'è di grande aiuto perché spesso i fusi sono rappresentati già con il filo avvolto attorno, ma viene in nostro aiuto in questo caso una fonte documentaria. E in questo caso dobbiamo ringraziare Francesco Datini, ricordatevi questo nome perché ne parleremo ancora. Francesco Datini era un ricco mercante di Prato, anzi un ricchissimo mercante di stoffe, che a un certo punto della sua attività imprenditoriale decise di avviare in proprio la produzione di panni di lana. E in una sua lettera, si trovava in quel momento a Genova, scrive a un collaboratore dicendo che non riesce a far produrre dalle genovesi il tipo di filo di cui lui ha bisogno, perché hanno dei fusi grossi come dei pali e produrrebbero un filo simile a uno spago. Quindi possiamo immaginare che anche i fusi italiani fossero sostanzialmente simili a quelli di Bergen o di York, e che comunque fossero adatti a produrre anche in questo caso un filo piuttosto sottile.
grazie per aver guardato questo video. Spero che questa piccola carrellata sui fusi e le fuseruole medievali vi sia piaciuta. Se volete iscrivervi al canale, continuerò a pubblicare video sempre sul tema della filatura. E se avete qualche domanda o curiosità, lasciatemi pure un commento. Ciao!